E salve a tutti ragazzi, eccoci qua, benvenuti in questo nuovo episodio di The Devil in Me. Siamo con Jamie, appunto, e dobbiamo andare verso il faro, credo, perché nell'episodio precedente siamo stati con Mark all'interno, insomma, di quella cioè di quel mattatoio praticamente, dove c'erano tutti i cadaveri collezionati dal nostro assassino, insomma. Vedetevi l'episodio se siete curiosi, se non l'avete visto. Grazie sempre per il supporto che state continuando a dare alla serie. E niente ragazzi, andiamo avanti. Ovviamente continuate. Io spero, ragazzi, con questo episodio, adesso avanzo questa ipotesi, spero di finirlo. Credo. Speriamo. Perché veramente ce lo stiamo tirando avanti come una palla al piede, sto titolo. Vorrei, come dire, dedicarmi a Resident Evil 4 Remake. Però, chiaramente questo lo devo finire. Inferno. Grazie per la giornata indimenticabile, zio Francis. Vabbè. Apriti. Sedano, vediamo chi c'è dentro questa casa abbandonata. Cioè, se è abbandonata non c'è nessuno, vabbè. Dettagli. Un cane. Ah, il cane che ha aggredito Mark. Oh, eccolo. Ma il cane è dell'assassino? Del signore? Dai Jamie, su, riattiva, che questo se ci becca ci fa pezzi. Oh, ovviamente lui con l'ascia, noi a mani nude. Ok, sta buono, non ti farò male. Ma te lancio il cane contro, altro che non ti farò male. Cioè, al cane, ovviamente. Calmo, stai tranquillo. Mo se imbufa lì il cane, attenzione. Che lancio il cane, eh. Non ti avvicinare, ti lanciamo il cane, eh. È cattivo questo, eh. Che devo fa'? No! Perché? Mamma mia, ste cose. Scusa, ste cose proprio. Scusa. Mi fanno. No, mi fanno proprio male ste cose, ragazzi. Cioè, l'ho fatto, ma veramente mi fa male al cuore vedere ste scene. Cioè. Veramente mi fa male. Cioè, scusa un cavolo. Ma. Vabbè. Mamma mia, che brutta cosa. Non le posso vedere ste scene. Non le posso, cioè. Fatemi uccidere tutto, ma non gli animali. Cioè, posso uccidere tutto, regà, nei videogiochi, ma. Cioè, nei videogiochi. Anche nella vita reale. Non che uccidere una persona sia una cosa bella. Però uccidere un animale è una cosa veramente. Cioè. Mi tocca in maniera. Forte. Mamma mia. Cioè, io capisco la sopravvivenza e tutto quanto, però. Cioè, vabbè. Brutta scena, comunque, non mi è piaciuta. Però, calcolate, dovevamo salvarci, quindi qualcosa dovevamo fare. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se potevo fare qualcos'altro, magari. Come sempre agisco di istinto, ragazzi, non conosco il gioco. È la prima volta che lo gioco. Accendiamo un po' la luce. È un parolone.
00, il sottoscritto, agente Frank Hooper, ha scoperto che uno o più individui si erano introdotti nella stanza delle prove al 1612 di West State Street. I reperti sottratti includono effetti personali provenienti dall'appartamento dell'ex agente Hector Munday, libri, vestiti, che ovviamente è morto ammazzato, chirurgici e dentistici dal tizio. Credo. Al momento siamo dell'opinione che i diretti responsabili siano dei cacciatori di souvenir in cerca di alcuni cimeli legati a questo caso. Fine rapporto. Vabbè. Ok, sono in cima a staffare. Ah, non funziona niente su st'isola. E dai. Non ci credo. Beh, che te pare? Ma perché stiamo a fare sta cosa? Non guardare giù. Non guardare giù. No, non devi guardare giù, però vabbè. Ah, ecco. La rimozione del sigillo è un crimine federale. Ovviamente al buio. Stavano lì i controlli. Più scura la prossima. Mamma santa, Mark. Mamma, che è? Accendi il faro, ok. No, dall'altra parte. Vuoi andare. Poi sta cosa di sti tasti, raga, veramente, almeno con la tastiera su PC è qualcosa di obbrobrioso. Alcune volte non compaiono. Se compaiono, compaiono in ritardo. Cioè, è veramente una cosa brutta brutta. Non funziona niente, oh. Oh, ce l'abbiamo fatta. E luce fu. Ok. Vediamo di non fare una finaccia. Ah, Jamie. Ehi, sono sopra. Jamie, ehi. Sta alle spalle, alle tue spalle, eh. Cioè, accendendo il faro, chiaramente vi siete fregati, perché avete messo proprio, cioè, io sono qui. Cos'è questa puzza? Cristo santo. Ma che accidenti è? Oh. Mamma, sei tu. Chi l'avrebbe detto? Di buon'ora per una volta. Il ragazzo che amava le storie paurose. Lo sei sempre stato. Ehi, ho fatto una domanda. Sveglia. Il ragazzo solitario amava le storie paurose. Non leggeva di continuo di giorno e di notte. Ok. Vabbè, restituiamolo alla signora che la vedo in forma. Comunque, ragazzi, mi hanno bloccato, oscurato una clip su TikTok.
di questo gioco, perché avevano detto che era troppo violenta e che insomma in qualche modo andava a minare la sensibilità di qualcuno. Però io dico, cioè, sui social ormai si vede veramente di tutto. Io capisco che potrebbe toccare la sensibilità delle persone. Voglio dire, anche la scena del cane che abbiamo visto in questo episodio può toccare. Però c'è di peggio, Mark, mi senti? Dove diavolo è? C'è lui. È una trappola. Mark, che ti è successo? È lui, scappiamo. Damose, veloce. C'hai le chiavi dalla barca. In barca e andiamo via da questo bellissimo posto. Ci scordiamo tutto, non ti abbiamo mai visto e conosciuto. Dai, dai. Dai, c'hai le chiavi della barca. Dobbiamo andare via. Lei dov'è? Mark, mi spiace. Sono tutti morti, Mark. Siamo rimasti in due. Anzi, in tre con l'assassino. Dai, dai, dai. Rapidi, veloci. Guardalo fiero con la sua ascia. Ok. Polizia. Ok, è venuta la polizia. Forse siamo salvi? Ci credo poco, eh. Di solito il poliziotto in questi giochi fa sempre una brutta fine. Che cazzo? Scusate, Oh. Tenete le mani in alto, tutti quanti. No, devi stare calmo, io non ho fatto niente. Ah, ma questo è Dumette. Ho detto silenzio. Tenete le mani bene in vista. Grazie al cielo. Lei ci deve aiutare. Finché non so cos'è successo, nessuno si muove. Merda, alle spalle. Ah, veramente? Aia. Che carino. Porca troia. Dai, 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 prendiamo la pistola. Un'altra barca. La pistola. Porca miseria, oh. Ok, tutti sti caricamenti. Andiamo. A cosa servono? Non lo so. Di qua. Dovrebbe andare. Niente. Speriamo funzioni. Andiamo. Andiamo. Ce l'abbiamo davanti. Scusate ragazzi, armeggiavo col cellulare, in tutto ciò. Pezzo di merda. Occhio. Sì.
Accelera! Liscio! Ciao! Adesso scopriamo che è un... non lo so, è un super mostro che nuota a 100.000 all'ora. E quindi? Nella sostanza? Cioè, quelli sono morti tutti. Questo chi è? No, raga, non l'ho capito. Sono sincero. Spiegatemi voi nei commenti se volete. Ma non l'ho capito sto gioco. Proprio non l'ho capito. È andata. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma non tutti. Ma come ha fatto? No, dai, ma che strunzeta. Ma chi è? Ma che c'ha? No, questa è una cavolata. Dai, cavolata. Cavolata, ma come ha fatto, ragazzi? Olè! E Mark è andato. Dio, Mark! Morto. Però dai, che cavolata, ma come c'è arrivato sulla barca? Ma che c'ha? I razzi. Ma che dai. Vabbè, io sti quick time event non li so fa. Vabbè, sono morti tutti, amen, raga. No! Che bello! Muore pure lui perché si spiaccicano sullo scoglio. Ciao! Oh, bellissimo, così te ce sta bene. Sono morti tutti, ma sei morto pure tu. Quindi siamo più contenti. Sono soddisfatto. Ma vedrete che è sopravvissuto. No, non è sopravvissuto. Vabbè, abbiamo giocato uno schifo, però va bene. Chi se ne frega? Che c'hai? Sì, è andata male, lo so. Che succede? Sei qui. Anche le cose felici hanno una fine. Ma quanto è stato felice il nostro finale? Per niente. Su, non giriamoci intorno. Tutti quanti, ma proprio tutti, sono morti. In qualche maniera hai fatto uccidere persino il cane. Non sapevo neanche fosse possibile. Riposa in pace, dunque. Kate. Fine delle riprese e taglia. E poi sipario. Mark, fedele fino all'ultima scena. A proposito, si è appena liberata una stanza a Brooklyn, se può interessare a qualcuno. Charlie, mi sembra di capire che la seconda stagione non sarà più prodotta a questo punto. Erin, la ragazza aveva stupito per il suo coraggio, ma è volata via. E ora si gode l'acustica del cielo.
E Jamie, staccata la spina, è calata l'oscurità. E non credo che questa volta possa essere sufficiente cambiare un fusibile. Mi occuperò domani mattina delle scartoffie. Sai dov'è l'uscita, vero? È stato un piacere, come sempre. So già che ci vedremo di nuovo, in un futuro. Addio. Ok, ragazzi. Ok. Vabbè, è finita, l'ho finito malissimo sto gioco, però va bene. Ok, però sta assassino io non ho capito, è ancora vivo, ovviamente, però la cavolata, secondo me, cioè, regà, la cavolata massima. Poco fa la polizia ha confermato la scomparsa di 5 persone. È il tizio che spunta sulla barca, ma come ha fatto? Dai. Autori della docuserie e gli architetti della morte. Che cazzo? Mi piaceva il programma. Una telecamera di sicurezza ha ripreso la troupe intenta a salire su una limousine che in seguito ha raggiunto questo litorale. Alle 5 di mattina un agente ha eseguito un sopralluogo in seguito all'avvistamento di segnali luminosi provenienti dal faro della riva opposta sull'isola. Da allora se ne è persa traccia. Vi terremo comunque aggiornati sugli sviluppi di quella che le autorità definiscono come una situazione in rapida evoluzione, mentre cresce la pressione sul destino della troupe e anche della gente. Porca merda! Ricordate il mio video virale? Come potremmo dimenticarlo? Ne parli in continuazione. Beh, certo, ha tante visualizzazioni da vincere un concorso. Qual è il premio? Un soggiorno tutto incluso su un'isola per 5. Ora mi interessa. Sì, il signor Dumet manderà una limousine a prenderci. Ah, ecco. Ci divertiremo un mondo. Sì, sì, come ci siamo divertiti noi, a voglia. Tantissimo. Finale tragico. Allora, ragazzi, facciamo così. Quello che vi posso dire è che dal mio punto di vista, per quello che vale il gioco, non lo acquistate, perché veramente a me non è piaciuto, poca roba oggettivamente, rispetto agli altri che invece hanno un'atmosfera e ti trasmettono molte più emozioni, cioè è molto, cioè gli altri secondo me sono molto più coinvolgenti rispetto a questo. Ripeto, non so per quale motivo gli altri mi sono risultati più coinvolgenti, forse perché appunto, come vi ho detto, a me l'elemento sovrannaturale crea più tensione rispetto magari a una storia dove appunto c'è un assassino. Non mi è piaciuto questo, diciamo, titolo della Dark Pictures oggettivamente. Però voi fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!